Cari amici, buongiorno. Oggi affrontiamo un tema che è estremamente interessante, riguarda la nostra città, ma riguarda tutto quanto il paese, che è il tema della rottamazione. Il decreto crescita per la terza volta ha definito una sorta di, potremmo dire banalmente, condono, che consente di rottamare le cartelle esattoriali e le ingiunzioni di pagamento. È chiaro, la politica lo chiama condono, non lo chiama condono. Ora noi non andiamo ad approfondire se si tratta o meno di un condono, ma noi dobbiamo solamente dire che è un provvedimento, ecco, chiamiamolo provvedimento, che consente di abbattere in maniera importante le sanzioni e gli interessi. Sostanzialmente, in termini molto banali, se io devo allo Stato 100 e mi è arrivata una cartella di pagamento di 180, perché alla fine quindi io non avevo pagato 100 e mi sono state aggiunte sanzioni ed interessi per 80, io dovrò pagare, aderendo a questo provvedimento, dovrò pagare 100 perché le sanzioni e gli interessi mi sono eliminati, lo Stato mi fa questo sconto. È la terza rottamazione, per questo la chiamiamo rottamazione ter. E le procedure sono le stesse che adottate per la rottamazione bis. Sono stati definiti solo dei termini nuovi, perché questa rottamazione ter, mentre la bis era scaduta al 30 aprile, scade al 31 luglio. Quindi entro il 31 luglio si dovrà fare la domanda, che si potrà presentare presso gli uffici di Agenzia delle Entrate e Riscossioni, oggi Equitalia, oppure si potrà fare anche via PEC. In linea generale si andrà presso la sede di Agenzia Italia Riscossioni, quando si chiederà a loro di fare anche un conteggio preciso delle cartelle rottamabili. Si può provvedere da soli via PEC se si accede direttamente al sito di Agenzia delle Entrate e Riscossioni, e quindi si tirano fuori i conteggi. Entro ottobre Agenzia delle Entrate e Riscossioni dovrà comunicare se questa domandina di rottamazione è stata accettata, e nel comunicare se questa domanda di rottamazione è stata accettata, svilupperà anche il piano dei pagamenti. Il sistema rate è sempre lo stesso, e quindi sostanzialmente non è cambiato nulla. Le rottamazioni bis e ter poi vengono incanalate nello stesso percorso. Dopo, casomai, andiamo a vedere anche le rate e i termini quindi di pagamento. Dicevo prima, se Agenzia delle Entrate e Riscossioni accetta la domanda, non perché la domanda possa essere sbagliata. È difficile che il contribuente possa sbagliare una domanda, soprattutto se i conteggi glieli fa Equitalia. Qualche errore ci potrebbe essere quando noi inseriamo nella rottamazione ter, quindi in questa procedura agevolata, cartelle successive a quelle previste dalla norma, perché il legislatore ha stabilito che le cartelle rottamabili sono solo quelle entro il 31/12/2017. Possono essere state notificate anche nel 2018, gennaio 2018, ma, come si dice in gergo, Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate e Riscossioni, le doveva avere in pancia entro il 31/12/2017. Quindi il ruolo che troviamo sulla cartella deve essere un ruolo 2017. Questo in linea di massima il discorso, e le rate
che appunto verranno sviluppate poi in una successiva comunicazione da agenzie entrate in discussione, sono al massimo 5 e sono la prima entro il 30 novembre 2019, perché la risposta di Equitalia, oggi agenzia entrate in discussione, sarà nel mese di ottobre, la prima è il 30 novembre 2019, pari al 35% del dovuto, quindi in linea generale imposta senza le sanzioni di interessi, la seconda è il 31 marzo 2020, pari al 20%, la terza è il 31 luglio 2020, pari al 15%, la quarta è il 31 marzo 2021, pari al 15%, la quinta è il 31 luglio 2021, pari al 15%, quindi la rata grossa è la prima rata entro il 30 novembre 2019, quindi ripeto, ribadiamo 5 rate, la prima a novembre perché è successiva alla risposta di agenzie entrate e riscossioni che è di ottobre, e la prima è del 35%, poi la seconda è il 31 marzo 2020, la terza è il 31 luglio, la quarta è il 31 luglio 2020 pari al 15%, la quarta è il 31 marzo 2021 pari al 15%, la quinta è il 31 luglio 2021 pari al 15%, cioè in sostanza abbiamo 18 mesi per poter pagare. I sistemi di pagamento sono gli stessi, comunque devo dire la verità, il sistema, il portale di agenzia delle entrate e riscossioni è fatto bene. Quali sono le imposte che si possono poi portare? Ma diciamo un po' tutte quelle che sono iscritte a ruolo, quindi da IVA, IRPEF, le classiche diciamo cartelle esattoriali che purtroppo arrivano da Equitalia, quindi diciamo è anche molto semplice aderire, perché uno o va sul sito di agenzia entrate e riscossioni e vede la propria posizione, o va direttamente lì e si fa fare un prospetto della propria situazione e tira fuori tutto quello che può eventualmente rottamare. Anzi, sinceramente lo consiglio, oggi ci sono delle lunghissime file purtroppo in questi giorni, ma se si va la mattina presto il problema non si pone. Stavo dicendo, quindi sicuramente il risparmio è intorno al 30, 25, 40% in alcuni casi, perché i ruoli più sono vecchi più è possibile risparmiare. Poi c'è anche quello che si definisce il saldo stralcio, cioè una sorta di pace fiscale che consente al contribuente di eliminare imposte dichiarate che però non si è riusciti a pagare, cioè in questo caso c'è una sorta di pulizia dal pagamento, viene eliminato il pagamento di queste cose, ma bisogna avere un ISE sotto i 20.000 euro. Devo dire la verità, mentre la rottamazione ter, quella classica, ha avuto, come la bis, ha avuto un grandissimo successo, il saldo stralcio per imposte dichiarate ma non pagate, quindi non andate ad Equitalia, non ha avuto un grandissimo successo, proprio perché questo fatto che l'ISEE deve essere inferiore a 20.000 euro, insomma, non ha trovato grande adesione. Anche per quanto riguarda il saldo stralcio, la domanda va fatta entro il 31 dicembre 2019. E chi può presentare la domanda? La possono presentare, parlo ora del saldo stralcio, quello che fa riferimento all'ISEE, tutti quanti i contribuenti persone fisiche, quindi le società di persone, le società di capitali, no, che sono, per questo l'ISEE inferiore ai 20.000 euro, che sono in una comprovata situazione di difficoltà economiche, e quindi soggetti con ISEE, come ho detto poco fa, inferiore a 20.000 euro, oppure soggetti per i quali alla data di presentazione della dichiarazione di adesione al saldo stralcio è stata aperta una procedura di liquidazione. Ora, quindi ripeto, il saldo stralcio è abbastanza marginale. Debiti definibili, abbiamo detto, sono quelli che vengono fuori dalle dichiarazioni dei redditi, quindi un IRPEF non pagata e
nello specifico quelli che sono definibili sempre dal 1 gennaio 2000 al 31-12-2017 sono gli omessi versamenti derivanti anche da contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali e professionali e contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Ora, quindi diciamo, a differenza della rottamazione ter, quella che abbiamo detto prima, quella delle cartelle presso agenzia di entrate e riscossioni, il saldo e straccio vuol favorire coloro i quali hanno dichiarato delle cose ma non le hanno pagate, ma non perché non abbiano voluto pagarle, ma perché non avevano la forza di pagarle. Per questo il l'ISEE è estremamente basso. Altro elemento estremamente interessante, quindi al di là della rottamazione ter, diciamo quella presso agenzia di entrata di riscossione, al di là del saldo e stralcio che è relativo ai debiti tributari diciamo non pagati da chi non aveva la possibilità, si è aperta un'altra finestra importante che è quella relativa ai tributi comunali. E quindi andiamo alla nostra città. Così come potete vedere sul sito della Pubbi Servizi, mi pare che il sito sia pubbiservizi.net, il Consiglio Comunale di Caserta ha approvato un regolamento, perché la legge lo consentiva, ha approvato un regolamento entro il 30 giugno che sostanzialmente consente al cittadino casertano di poter rottamare, quindi far rientrare nella rottamazione ter, quella entro il 31 luglio, anche i debiti relativi a imposte e tasse comunali, quindi la Tari, la vecchia Tarsu, le multe, anche queste sono rottamabili, ripeto, perché il Comune di Caserta ha approvato un regolamento entro il 30 giugno. Purtroppo questo regolamento non è stato molto pubblicizzato e quindi è giusto darne notizia. In effetti sul sito della Pubbi Servizi si trova un modellino come questo che va compilato, e in questo modellino bisogna indicare, e qui ci sono delle righe, ovviamente va sottoscritto, e bisogna indicare tutte quelle ingiunzioni ricevute da Pubbi Servizi, perché Pubbi Servizi è il concessionario di Caserta, entro il 31 dicembre 2017, perché la regola è sempre la stessa, il 31 dicembre 2017. Quindi anche in questo modo, presentato il modellino al concessionario, il concessionario entro il 31 ottobre del 2019 comunicherà al contribuente gli esiti della propria domanda e indicherà il prospetto delle rate. Anche qui abbiamo un risparmio importante in termini di sanzioni e di interessi, e anche per quanto riguarda le multe, le stesse verranno, perché le multe sono già di per sé delle sanzioni, allora le multe automobilistiche non è che vengono eliminate, rimane la sanzione principale, vengono eliminati gli interessi e le sanzioni accessorie. Anche il Comune di Caserta ha previsto dei termini di rateizzazione, basta inserire nella domanda la volontà di fare rateizzazione pari fino a 5 rate, e quindi il concessionario si adeguerà alla richiesta del contribuente. Volendo andare poi a specificare per quanto riguarda anche il comune di Caserta l'oggetto della definizione, in linea generale possiamo dire che la definizione relativa, prima l'ho detto banalmente, Tari, Tarso, multe eccetera, è relativa alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento, quindi al cittadino deve essere arrivata l'ingiunzione di pagamento. E
Quindi senza, io sto leggendo l'articolo 2 del regolamento, senza corrispondere le sanzioni si regolarizza la propria posizione versando A, le somme ingiunte a titolo di capitale e di interessi, B, le spese relative alla riscossione coattiva riferibile agli importi di cui alla precedente lettera A, le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento, le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. Quindi sostanzialmente il Comune di Caserta ha detto: intanto mi paghi l'imposta e poi mi paghi anche somme aggiuntive dovute a procedure già messe in atto. Entro quando si dovrà versare? Allora, entro il 31 ottobre 2019, perché ho detto in modo errato, o prima ho dato una data, perché mentre per la rottamazione ter, quella nazionale, quella di agenzie entrate e riscossioni, agenzie entrate e riscossioni deve rispondere entro il 31 ottobre, per quanto riguarda la rottamazione ter, diciamo, del Comune di Caserta, Pubblici Servizi deve rispondere entro il 30 settembre. Per cui, mentre nella rottamazione, ripeto, nazionale, la prima rata o l'intera rata si paga entro il 30 novembre 2019, per quanto riguarda invece il Comune di Caserta, la prima rata o l'intero si deve pagare entro il 31 ottobre 2019. Poi, se si vuole rateizzare, si possono fare 6 rate di pari importo, dice testualmente il regolamento, entro il mese di ottobre e quello di dicembre 2019 e i mesi di marzo e settembre degli anni 2020 e 2021, oppure si può addirittura arrivare a 10 rate. È un po' confusionaria la norma effettivamente relativa al Comune di Caserta, però in sostanza si può dire che, avuta la comunicazione entro il 30 settembre, si può pagare o in 6 rate oppure in 10 rate, ma questo i conteggi poi verranno fatti dal concessionario, nella domandina ci si mette la volontà di voler pagare a rate e quindi infatti qui c'è la possibilità, vedete, in unica soluzione, quindi entro il 31 ottobre 2019, oppure il numero di 6 rate mensili, oppure il numero di 10 rate mensili. Quindi diciamo, Comune di Caserta ha fatto bene a dare la possibilità addirittura di arrivare a 10 rate. In conclusione, quindi, rottamazione ter del Comune di Caserta, domanda entro il 31 luglio 2019. Rottamazione ter, Agenzia delle Entrate e Riscossione, domanda entro il 31 ottobre 2019. Che cosa si può rottamare? Comune di Caserta, tutte le ingiunzioni ricevute entro il 31/12/2017 relative a Tari, Tarzu, IMU, multe. Dall'altra parte, cosa si può rottamare? Quindi Agenzia delle Entrate e Riscossione, tutti i ruoli che erano in pancia di Agenzia delle Entrate e Riscossioni che sono stati in qualche modo emessi entro il 31/12/2017, quindi i tempi sono gli stessi. Come si fa la domanda? Per il Comune di Caserta si consegna questa domandina che abbiamo fatto vedere entro il 31 luglio 2019. È preferibile consegnarla direttamente presso il concessionario o con raccomandata, però è preferibile consegnarla presso il concessionario. Mi sembra che la PEC non sia prevista, o presso gli sportelli territoriali, o a mezzo posta raccomandata, o sì, o anche presso PEC, quindi si può fare anche presso PEC. Per quanto riguarda la rottamazione Agenzia delle Entrate e Riscossioni, stesso discorso, attraverso PEC o attraverso gli sportelli di Agenzia delle Entrate e Riscossioni. Ora incominciano le differenze. Rottamazione Comune di Caserta, il concessionario deve rispondere entro il 30 settembre e dire: va bene, puoi rottamare con questo prospetto, perché noi possiamo aver chiesto il versamento unico o il versamento realizzato. Da quando si paga? Per il Comune di Caserta si paga dal 31 ottobre, per la rottamazione, diciamo, Agenzia di Entrata di Discussione, si paga entro novembre.
Ora, quante rate si possono fare? Il comune di Caserta, ripeto, rata unica oppure 6 o 10 rate dal 31 ottobre 2019. Agenzia delle entrate e riscossioni, non si può discutere, o una o 5 rate. Per il comune di Caserta sono tutte rate uguali, o 6 o 10 rate tutte uguali. Agenzia delle entrate e riscossioni sono 5 rate un po' diverse, perché la prima è del 35%, la seconda è del 20%, le altre rate sono del 15%. Vi ripeto, abbiamo ragionato sui due fronti, comune di Caserta, rottamazione, diciamo, generale, però voglio dire, il tema è lo stesso, le domande si fanno tutte entro il 31 ottobre, poi una volta fatta la domanda siamo tranquilli, perché se hai fatto la rottamazione del comune, Pubblici Servizi ti scrive e ti spiega tutto entro il 30 settembre, se hai fatto la rottamazione di Agenzia Entrate e Riscossione, Agenzia Entrate e Riscossione ti scrive e ti spiega tutto entro il 30 ottobre, per cui, ripeto, è un'occasione unica, importante, io ritengo anche irripetibile, non so se verrà di nuovo prorogata, ma ritengo che sia una norma abbastanza giusta, poi è chiaro che consente a chi non ha pagato di pagare, ma insomma questo poi è un discorso più politico che altro, e quindi è utile utilizzarlo. L'importante è far tutto completo, in modo esatto, quindi fare la domanda completa in modo esatto entro il 30-31 luglio del 2019.